L'abate primate, padre Polan, abate primate di tutti i benedettini del mondo, che ha la sede in questa abbazia, vorrebbe dare un saluto a voi tutti. Ecco, io appunto le do la parola, caro padre. Grazie molto. Grazie per la collaborazione. Buonasera e benvenuti a Sant'Anselmo sul Colle Aventino di Roma. Ricordo felicemente il momento del Giovedì Santo in cui il cardinale titolare della nostra chiesa abbaziale, il cardinale Lorenzo Baldessari, mi ha proposto l'idea di portare la bellezza nella vita delle persone attraverso la musica in questo tempo di pandemia. Mi ha chiesto: possiamo organizzare un concerto per la Pentecoste nella chiesa di Sant'Anselmo? In questo tempo di pandemia, ciò di cui le persone hanno bisogno è un'occasione di sperimentare un po' di bellezza attraverso la musica. Potremo fare a Sant'Anselmo. Quell'idea iniziale è diventata il concerto che vi presentiamo questa sera. Ringraziamo il cardinale Baldessari per la sua idea premurosa e gentile di portare un po' di bellezza nella casa di molte persone. E ringraziamo coloro la cui generosità che ha permesso di offrire questo programma che speriamo porti nelle vostre case un tocco di primavera e la bellezza di Dio attraverso la musica. Benvenuti al nostro concerto a Sant'Anselmo. Quando il tuo futuro è tutto intero davanti ai tuoi occhi, il tempo che hai ti sembra senza fine. Come se niente potesse ruderlo. Una cavalcata trionfale, una festa di sapori. Ci sono notti in cui stai sveglio seguendo la fantasia, immaginando le luci della ribalta che ti stai conquistando attimo dopo attimo. Poi all'improvviso cala il sipario, anche se tutto continua. Io, che ero come un'abete d'alta montagna, mi sono ritrovato edera, abbarbicato a ogni goccia di vita, attaccato a ogni parola di speranza, a ogni sorriso incoraggiante. Prima di quel momento, di quel risveglio, di quella mattina di luglio, la mia unica malattia era che non mi accontentavo di niente, di meno che non fosse la felicità. Sapevo volare senza vertigini. Dopo, a pensarci, tutto è cambiato, ma è rimasta quella malattia chiamata desiderio. La voglia di felicità mi abita ancora, immensa come prima. Ne spio i sintomi ogni giorno. Mi accorgo che non passano, dottore. Non c'è antidoto, non c'è vaccino, non c'è una cura risolutiva. Voglio sapere ogni mattina quali sono i nuovi sintomi di felicità in una vita che imprevedibilmente, ogni attimo, è come un'altalena in movimento tra l'essere sano e l'essere malato. Ho paura di cadere, e non è una metafora, ma non riesco a fare a meno di volare, di cercare melodie, di lottare con l'incertezza del domani, di volere che lirica e sclerosi multipla non siano nemiche. O bianco o nero, in tutto, niente mezze misure. È il leitmotiv della mia vita, forse. Fatto sta che,
Come spesso accade, ti tuffi a capofitto nel quotidiano, nello studio, nel lavoro, nelle attività che si fanno tutti i giorni e inevitabilmente perdi il contatto con le cose piccole ma gustose, uniche, come il profumo dei fiori. È quello che è successo a me. Non mi godevo più un tramonto sul mare, il sorriso di un bambino, l'abbraccio di un amico che non vedevo da tanto. Non credevo che avrei mai detto cose del genere in vita mia. In generale, eppure è proprio così. La sclerosi multipla è stata una bomba che ha distrutto e sgretolato tutta una serie di schemi mentali. Sono stato costretto a fare i conti con me stesso e senza compromesso alcuno, a guardarmi dentro, a rompere quel guscio che mi ero creato in anni e anni di onorato servizio, sempre attento a non farmi scalfire troppo dagli eventi. Ero perennemente impegnato a svicolare. Quando le cose si facevano troppo intime o personali, a trovare un piano B. E ha funzionato, eh? Altro che. Thank you.
questo smarrito mio cor. Gloria al suo dolore. Smarrito l'alma mia ricorre a te, e vien di speme si prostro ai tuoi piedi. Thank you.
È stato un percorso di un paio d'anni più o meno. Ho cominciato a rallentare i ritmi, ad ascoltare il mio corpo e la mia mente. Tutto questo sempre legato a doppio filo con l'impostazione standard della mia vita e i suoi relativi problemi quotidiani. Che farò domani? Dove canterò? E in aggiunta, per quanto riuscirò a cantare ancora? Cosa farò dopo? Domande che sembrano banali, ma per uno che fa un lavoro precario come il mio, dove magari canti per 6 mesi di fila e poi stai 3 mesi a casa, non lo è per niente. Se a tutto ciò si unisce la malattia, il delirio si fa completo. Il concetto semplice, a cui sono arrivato è questo: scelgo di essere felice, non di avere ragione. Cosa non facile nel quotidiano, intendiamoci, ma ci provo con tutte le mie forze, perché essere felici o farsi vincere, dalla negatività cosmica non cambiano di fatto la sostanza dei fatti, cambiano solo il modo in cui ci approcciamo alle situazioni. E allora tanto vale cercare la felicità nelle piccole cose. E domani? Ecco, mi metto ancora una volta in discussione, spinto dal desiderio di sperimentare strade nuove, certo impervie in questo momento di crisi generalizzata, ma ricca di opportunità. Vivo con grande intensità e passione tutto quello che mi dà la vita. Vado cercando nuovi scenari, lo faccio con nuove consapevolezze e avendo fatto tesoro delle molte esperienze, belle e brutte. Assaporo avidamente passione, equilibrio, emozioni. Per me è la cosa più vicina alla felicità. È nel canto che il mio animo inquieto, la mia irrequietezza mai sopita trova serenità e in quel momento non ho più paura a guardare avanti. È intorno a questo mondo che voglio costruire nuove prospettive, nuovi scenari, consapevoli di dover faticare molto, ma con energia positiva. Perché è il mio mondo, perché sono nato per questo, per stare su un palco. Per cantare. La sclerosi multipla è stata una molla. Ho iniziato la parte più intensa della mia carriera, della mia vita, quando è arrivata la diagnosi. Mettiamola così: quando non hai a che fare quotidianamente con il pensiero di avere una malattia come questa, per certi versi, non pensi a quello che succederà domani. E il tempo passa, almeno così a me è successo. Come se tu ne avessi a dismisura. La molla per me è stata un po' questa. Come impiegare al meglio il mio tempo. Non voglio dire che improvvisamente ho cominciato a pensare in maniera catastrofica, ma semplicemente realistica. La consapevolezza di avere a che fare con una patologia come la sclerosi multipla mi ha fatto passare diversi stadi mentali. Il primo pensiero è stato: ok, e ora che cosa faccio? Tutti i sacrifici per studiare, gli anni passati a rincorrere il mio sogno, cantare, finiti così nel nulla. Come posso andare avanti senza sapere cosa mi accadrà domattina? E se mi sveglio e non ci vedo, non muovo più una gamba? Non posso certo fare un'opera seduto. Il pensiero, vi garantisco, non è stato piacevole. La seconda fase è stata quella della rabbia feroce, e cioè perché io? Perché è successo proprio a me? Adesso che cominciavo a fare qualcosa di importante. Non è giusto. Quando arriva la fase rabbia, non c'è niente che tenga, almeno per quel che mi riguarda. Ne ho per tutto e per tutti, per quelli che ci sono e anche per quelli che non ci sono. Era come se mi fosse scoppiata dentro una bomba, non mi sentivo compreso da nessuno, neanche dalle persone più vicine. Vivevo questa novità come un'ingiustizia bella e buona. Non riuscivo a vedere una via d'uscita, mi sentivo sconfitto da un evento che in un solo colpo mi stava portando via motivazioni, sogni, tutto. Poi, per fortuna, è arrivata anche la terza fase, la consapevolezza, la scoperta del nuovo. Questa per me è stata la svolta. Mi sono trovato a rivedere la mia vita da una nuova prospettiva, ad affrontare le cose da un punto di vista diverso, con tempi insoliti. Con priorità inconsuete, senza rincorrere le cose come un cane sciolto, come è capitato talvolta al giovane artista che fa di tutto per farsi conoscere, accumulare esperienze. Polvere, il palco ne è sempre pieno, non polvere comune, ma vissuta, calpestata, sudata, ha un odore tutto suo, sa di legno, di fatica, di buono.
Il palco è il mio monolocale. Si trasforma in qualsiasi ambiente e riesce a trasformarmi in personaggio. È il suo destino e anche il mio. Una camera da letto arruffata, un salotto modesto, un bagno signorile, oppure un giardino, una spiaggia, un cielo stellato. È tutto, ma da solo non è niente. Rimane uno spiazzo di polverose tavole di legno e buio. Misurarsi con il proprio io ogni giorno. La musica ti rivela l'anima che sei. Che senso porta la lirica alla nostra vita? Qual è il significato che ti conquista e te la fa scegliere come il mestiere di cui vivere, quando avevi già un altro lavoro? La lirica ha il potere, con poco, di creare vette di emozione e di intensità. Per te che ascolti è diverso, tu arrivi, vedi, non sai cosa c'è dietro. Per chi fa lo spettacolo è differente. Quello spettacolo è intersezione di tante professionalità, di caratteri, personalità, sentimenti e anche contrasti. Ci sono situazioni forti in te che la canti a molta forza ancora oggi, anche a secoli di distanza da quando è stata concepita, e ce l'avrà tra 2 secoli, quando la sclerosi multipla sarà solo un ricordo del passato e la lirica sarà ancora una forza capace di generare il futuro. Voglio che la lirica abbia un palcoscenico in cui ascoltare anche la voce che nasce dallo scontro quotidiano con la sclerosi multipla. Voglio che ci sia un pubblico capace di ascoltare l'anima viva di un cantante che non ha scelto la sclerosi multipla, ma ha scelto di andare oltre. Il contrasto serio della Bohème è il gioco di giovinezza e spensieratezza contro il dramma nero di Mimì. Quasi dal niente, da una vitalità estrema, lei si ammala e muore. È la nostra storia, la mia. Fino a un momento prima si stava giocando a cuscinate. E l'attimo dopo cambia il mondo. Arriva un accordo drammatico. Arriva una mattina in cui ti risvegli e non ti rialzi. Puccini è qui, in questa emozione, in questa esuberanza totale che in un momento può diventare tragedia. Sempre vita è. La spensieratezza come la malattia, e si può stare dentro la prima e dentro la seconda, talora insieme con qualcuno che ti ama, talora da solo. Entro ed esco. Quando ho scoperto la malattia, ho dovuto rifare conti con le dimensioni più potenti della vita, con l'affettività, con l'amore. E ho dovuto imparare da me stesso a capire i miei limiti e capire che erano tanti, che dovevo tornare ad ascoltarmi. Invece che vivere passivamente le relazioni che mi capitava di attraversare. Fondamentalmente la responsabilità di diversi fallimenti, di un po' di storie tramontate male, partiva da me, perché mentivo a me stesso, forse senza esserne consapevole, da qualche parte potente, del cuore mi veniva l'istinto di fare seccare certe storie come piante nel deserto. Perché non mi accettavo, perché non avevo idea di cosa mi sarebbe potuto succedere dopo la sclerosi multipla e non vivevo in armonia con me stesso. Allora prendevo le cose un po' come lo yogurt, con la consapevolezza che presto sarebbero scadute. Chi vivrà, vedrà, mi dicevo, ma amo amare, solo che arriva da mare dopo strade tortuose. Thank you.
E poi arriva lei. Chiudo gli occhi e le sento ancora le parole di Giulia, urlate dall'anima con un sussurro labiale drammatico. Due debolezze possono fare una forza. Meno per meno fa più matematica, no? E l'energia di Giulia da scoprire come si fa quando si scarta un regalo. Alla fine il cedimento, l'improvvisa esplosione di colori, sport, musica e cose belle da vivere. La sclerosi multipla da quel momento è diventata una comparsa nella nostra mente, un figurante che ogni tanto faceva capolino. Al centro c'è stato il progetto di vita, l'amore e la costruzione di quello che entrambi desideravamo. Che cos'è la felicità? Ci hanno provato in tanti a spiegare questa sensazione avvolgente che riesce a infiammarci l'anima come un cerino che prende il fuoco.
rapida, fugace spesso, effimera a volte. Un sorriso o un messaggio che aspettavamo da tempo, il viaggio sognato, l'abbraccio sperato, la chitarra sul mare o le chiacchiere in un rifugio contornato di neve fresca. O semplicemente le corone di margherite con il nonno su una panchina anonima in un giardino pubblico vuoto e silente. La felicità è sasso gettato nello stagno quando parte il primo passo, non lo fermi più. Sensazioni per corpo e mente dalla durata indefinita e a volte inaspettata. La felicità è contagiosa? Anche sì. E allora, nella mia testa e in quella di Arnoldo, 7 anni fa, ci siamo piccati di trasformare questo racconto in qualcosa che potesse contagiare gli altri, contagiarli con tutti i sintomi di felicità possibili, per raccontare una storia, la mia, la nostra. 7 anni di tour, 84 mesi di nuovi incontri, 2.500 555 giorni di viaggi. Storie da ascoltare e raccontare, lingue diverse, con la sclerosi multipla, denominatore comune di un gran contagio. Mi sono chiesto quale potesse essere lo strumento per condividere questo percorso con gli altri e cosa avrei potuto mettere da subito a disposizione. Indovinate un po', la musica. Da lì, un bel giorno, sono andato dai miei genitori e gli ho detto: voglio costituire un'associazione per raccontare la mia storia, sensibilizzare il più possibile chiunque sui temi della sclerosi multipla e disabilità. L'esibizione per Papa Francesco è arrivata nell'attimo esatto in cui la mia vita sarebbe cambiata per sempre, nell'attimo in cui sono diventata padre. Scusa, la rifaccio. L'esibizione per Papa Francesco è arrivata nell'attimo esatto in cui la mia vita sarebbe cambiata per sempre, nell'attimo in cui sono diventato padre. Scusa un attimo, sorella, non sei più al centro dell'attenzione, peccato. Giulia finiva il tempo intorno a metà giugno, qualche settimana prima mi era arrivata la telefonata in cui venivo invitato a cantare davanti al Santo Padre il 21 giugno. Ma figurati se non sarà nato Andrea, ci siamo detti. Infatti, Andrea è venuto alla luce qualche attimo prima che intonassi le prime note dell'Ave Maria di Vavilov. Emozioni intense e contrastanti quel giorno. Non è stato per niente facile partire da Livorno in direzione Torino dopo una notte di attesa e travaglio, nella speranza di prendere in braccio per la prima volta mio figlio. Non è stato facile neanche vederlo su WhatsApp in foto a 400 km di distanza mentre stavo per cominciare a cantare. Avrei voluto essere su uno shuttle al ritorno, quando l'unico pensiero era conoscerlo e abbracciare Giulia, rallentando per poi accelerare. Su questa giostra mi sono abituata a vivere senza vomitare ogni giro tortuoso, con la convinzione sempre più netta che la sclerosi multipla e una vita vissuta pienamente non sono incompatibili. Thank you.
Non mi lasciare.